Ciao, ti do il benvenuto in un nuovo video di Il Punto Ludico. Oggi mi faceva piacere condividere con te un altro arrivo pronto poi magari da trattare sul canale, ovvero Paris, gioco di Wolfgang Kramer e Michael Kieslin, i Dolce Gabbana teutonici in ambito board game, gioco per 2-4 giocatori della durata di circa 90 minuti, pubblicato dalla Game Brewer. Questa è l'edizione retail. Il gioco è passato da una campagna Kickstarter con un buon successo, titolo in cui dovremo costruire vari edifici nella città di Parigi, particolare questo tabellone rotondo con al centro l'Arco di Trionfo e questi schermettini un po' che mi ricordano i palazzi di Carrara. Vediamo cosa si nasconde all'interno. È bella pesante la busta. Il gioco deve essere ricco di componenti. Vediamo se riesco a non tagliarmi con il taglierino. Via il cellophane. E vediamo qua. Là! Subito, come sempre, il regolamento, ma c'è anche un bel pacchettino di Ziploc che non fanno mai male per stoccare tutto all'interno. Componenti dei giocatori nei tre colori, molto francese, blu, bianco e rosso, più il nero, e poi le chiavi che saranno il modo in cui i giocatori identificheranno i vari edifici e dovranno, se non mi ricordo male, fare delle maggioranze nelle varie città. Piccola pubblicità all'interno. Questo è il regolamento in tedesco. Gioco che questo qua era solo in tedesco, ma si trova molto bene, mi sembra, anche il regolamento in inglese, almeno sulla pagina di Board Game Geek. E poi c'è una mazzettata di fustelle, mamma mia, fanno un peso esagerato, non riesco neanche a tirarle fuori dallo scatolozzo. Vediamo un po' cosa c'è, mamma mia. Oh vai. Abbiamo questa qua che è la piazza centrale, dove verrà costruito l'Arco di Trionfo, i vari quartieri, gli edifici. Le illustrazioni sono molto belle, molto evocative, un po' sì, belle époque, ecco. Le monete, le varie risorse e tutti i materiali che serviranno. Vediamone una. Ecco, questo è il quartiere Belleville, dove poi qua si vanno a posizionare gli edifici che i giocatori costruiscono e vengono identificati poi con le varie chiavi. Bello, bello spesso. Altri quartieri, altri edifici, ecco qua. E poi c'è questo che è la plancia del giocatore rosso, giocatore nero, giocatore blu e giocatore bianco. Queste vanno defustellate e poi va costruito insieme al tettuccio, quello che vedevamo prima sul retro. Eccolo qua, vediamo giusto per vederlo montato. Secondo, questo si piega, perfetto, sì, proprio in stile palazzi di Carrara, né più né meno, dove c'era lo schermettino dietro al quale si nascondono risorse e quant'altro. Questi sono quelli degli altri giocatori. Spero che una volta costruiti rientri tutto all'interno della scatola, perché mi sembrano belli grossi, secondo me vanno divisi tutte le volte. E questo è parte del tracciato dei punti vittoria, che va messo intorno appunto ai vari quartieri e alla piazza centrale. Eccola qua. E questo è partenza 0-100 punti vittoria. Vediamo com'era sul retro. Eccolo qua, piazza centrale, vari quartieri e poi tutto il contorno dei segnapunti. Bene, questo era l'unboxing di Paris. Per defustellare tutto questo pacco di fustelle ci vorranno giorni e giorni. Spero anche di questo di portare contenuti sul canale, magari un tutorial, un gameplay, insomma, vediamo cosa riuscirò a produrre, perché mi farebbe piacere. Kramer e Kieslin sono degli autori che in accoppiata hanno regalato veramente delle belle gioie ludiche anche loro. Ti ringrazio per la visione, come sempre se ti va, se conosci il gioco e ti va di condividere la tua esperienza, fallo pure qua sotto nei commenti,
confronteremo così le nostre opinioni, così mi darai anche qualche informazione se lo sai, cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto, insomma, dibattito ludico sempre aperto. Ti ricordo, se ti va, di cercare i profili Facebook e Instagram del Punto Ludico. Se ti piacciono i contenuti che porto sul canale, considera l'opportunità di iscriverti allo stesso, lasciami un like se il video ti è piaciuto e attiva la campanella per non perdere nessuno dei contenuti che porterò sul canale. Ti ringrazio per la visione e, come sempre, curati di lore, guarda e gioca. Ciao!